Ciao a tutti e bentornati in questo canale. Oggi voglio mostrarvi la migliore configurazione per il mio sistema in termini di overclock, finalizzata ad ottenere un numero maggiore di FPS in gioco. Nello specifico ho utilizzato tutte le tecnologie messe a disposizione da Intel, come Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max Technology 3.0 e Adaptive Voltage. Allo stesso modo ho applicato un leggero undervolt sul VCore e compensato lo stesso sulla linea tensione SVID con un offset di 0,022 mV. Le RAM, impostate a 7600 megatransfer al secondo, con tutti i timing primari, secondari e terziari tirati al massimo possibile. Ma vediamolo nel particolare.
Ecco, dopo i test entriamo nel BIOS e vediamo nello specifico i valori impostati. Allora, eccoci nel BIOS. Anche in questo caso ho applicato il profilo XMP2 e per beneficiare delle tecnologie Intel ho rimosso i limiti, abilitando sia il Turbo Boost 2.0 che il Turbo Boost Max Technology 3.0. Le RAM impostate a 7600 MHz perché è la configurazione ottimale per avere le massime prestazioni, mentre i core della CPU li ho impostati con un rapporto, i primi tre core di 56x, il 4 e il 5, che sono anche i core preferiti, quelli su cui viene dirottato il massimo carico tramite la tecnologia Turbo Boost Max 3.0 a 55, e il 6 e il 7 li ho impostati a 54, così come l'8. Gli efficient core li ho impostati tutti a 44, con single core 44x. Le operazioni AVX, anche in questo caso, per dare maggiore stabilità al sistema, le ho impostate con un offset di 2. Quindi, una volta che vengono eseguite queste operazioni, da 56x i core passano a 54x quando sono attivi. Allora, i timings delle RAM a 7600 li ho portati il CL a 36, TRCD a 44, TRP 44, il raw time a 52, ho impostato il command rate a 2 e non in automatico. E, insomma, tutti questi timing possono anche essere copiati perché li ho ampiamente testati su queste RAM, sulle RegiSkill 7200. Prefi 262.143, il massimo valore possibile. Il recovery time in write a 20. Il resto è stato abbassato il più possibile mantenendo la massima stabilità. 4 è il minimo valore che il memory controller riesce a supportare. Memory controller integrato della CPU. Dopodiché, DG Plus VRM, la load line calibration questa volta l'ho impostata sul livello 6. Dove ho un maggiore scarto sull'undershoot e il VDROOP nel passaggio tra idle e load della CPU, ma allo stesso tempo ho delle temperature più basse. Internal CPU Power Management. Eccolo, tutti i limiti sono rimossi in pratica. 4095 watt, 4095 watt sia sul PL1 che PL2 e mostrano che il Turbo Boost 2.0 è attivato. E come nei casi precedenti, l'IA AC load line impostato a 0.01. Thermal Velocity Boost. Tutto lasciato in automatico, anche se l'ottimizzazione in auto di fatto è disattivata. VF Point ho utilizzato quella prestabilita dal processore. Paradise. Solo l'SPD Write Disable l'ho impostato su False per verificare la temperatura con Typhoon, la temperatura delle memorie. E ai features non l'ho toccato. E ecco qua, sul VCore ho impostato un offset negativo di 0,015 mV.
al fine di ottenere il massimo dal processore abbassando allo stesso modo le temperature, mentre sui singoli core l'SVID è set positivo a 0.022, il tutto per bilanciare la richiesta di tensione una volta che il processore sta girando a 56 per. CPU L2 voltage in questo caso non mi è servito toccarlo, in quanto le memorie sono totalmente stabili in questo modo e quindi in automatico a 1.2 volt. System agent allo stesso modo 1.23 volt. E sulle RAM la tensione globale è a 1.4. E quella specifica sul memory controller a 1.4, mentre ho modificato l'IVR transmitter VTTQ voltage del processore perché in automatico me lo impostava a 1.35 e le memorie non erano stabili in questo modo. Tutto il resto è stato lasciato in automatico. Per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima!